C'era una volta un fotografo che aveva appena terminato il suo ultimo lavoro per un cliente che sembrava molto promettente. Era molto soddisfatto delle fotografie che aveva scattato e infatti aveva passato ore di post-produzione a perfezionarle fino a renderle pressoché perfette. Ma quando arrivò il momento di chiedere il pagamento al cliente, il fotografo cominciò a sentirsi nervoso e imbarazzato. Non sapeva come fare per mandare la richiesta in maniera professionale e quindi decise di rimandare il tutto a un altro momento. Il problema è che questo momento venne prima spostato a avanti di qualche giorno, poi di settimane, infine addirittura di mesi. Il fotografo si ritrovò a lavorare di volta in volta per questo cliente praticamente gratis, fino a quando dopo diverso tempo finalmente si decise a inoltrare una mail al cliente per richiedere il pagamento. La risposta del cliente fu cosa alquanto sorprendente. Quest'ultimo aveva completamente dimenticato di pagare il fotografo e gli chiese semplicemente di inoltrare la fattura. Solo allora il fotografo si rese conto di aver sprecato un sacco di tempo preoccupandosi del pagamento, quando in realtà il cliente già da tempo non ci stava nemmeno più pensando. Da allora decise di seguire sempre i consigli dei professionisti del settore e di avere una politica di pagamento chiara e professionale fin dall'inizio, al fine di evitare situazioni di questo tipo nel suo futuro professionale. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia. In particolare andrò a parlarvi di un argomento molto importante per chi vuole che fotografia e videomaking diventino una vera e propria professione. Come gestire i clienti in maniera professionale, evitando quanto più possibile stress e complicazioni. Lo faremo insieme ai ragazzi di Fiscozen, un servizio per la gestione della partita IVA online che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo contenuto. Prima di cominciare vi ricordo che se argomenti come questo vi interessano potete sostenere il canale cliccando il bottone iscriviti qui sotto, attivate anche la campanella per non perdere le notifiche. Il problema principale che molti professionisti del settore si trovano a dover affrontare è quello di richiedere il pagamento ai propri clienti. Molto spesso, soprattutto agli inizi, si tende a sentirsi imbarazzati o preoccupati o si ha paura di sembrare troppo esigenti, a maggior ragione poi se si tratta di clienti che conosciamo personalmente. Inoltre, da recenti statistiche risulta che la maggior parte degli italiani non ha una vera e propria formazione in ambito finanziario e questo ovviamente non fa che complicare ulteriormente le cose. Si possono fare degli errori nell'emettere una fattura o si può avere difficoltà nel capire quali tasse pagare. Fiscozen ti aiuta a risolvere questo problema dandoti un commercialista dedicato che sarà sempre disponibile sia via telefono che via email per rispondere a qualsiasi tua domanda o risolvere qualsiasi dubbio in ambito fiscale. Inoltre, come vedremo più avanti, hai anche un'app per gli adempimenti fiscali, con una comodissima chat per le domande più immediate dove un consulente ti risponde in tempo reale. Le buone notizie non finiscono qui perché ci sono diverse cose che possiamo fare per facilitare il processo di richiesta di pagamento e la gestione dei clienti in generale. La prima cosa da fare è avere una politica di prezzo chiara fin dall'inizio. Questo significa che dobbiamo informare i nostri clienti sulle nostre tariffe e sulle nostre condizioni di pagamento prima di cominciare a lavorare. In questo modo non ci saranno sorprese o malintesi alla fine del progetto. Inoltre è importante utilizzare strumenti come il contratto o l'accordo scritto per formalizzare la relazione con i nostri clienti. In questo modo avremo una maggiore tutela in caso di eventuali dispute o ritardi nei pagamenti. Ma ci sono anche altre cose che possiamo fare per semplificare la gestione dei nostri clienti e delle nostre fatture. Per esempio possiamo utilizzare software di fatturazione elettronica che ci permettono di emettere e inviare le nostre fatture in modo semplice e veloce. In questo modo eviteremo di commettere errori e potremo monitorare in tempo reale lo stato delle nostre fatture. È proprio il caso di Fiscozen che permette di inviare le fatture in modo rapido e automatizzato, riducendo il rischio di errori e semplificando il lavoro di contabilità. Inoltre Fiscozen è integrato con i sistemi di pagamento online come PayPal o Stripe, il che permette ai nostri clienti di pagare comodamente e in sicurezza online. Ma attenzione, è importante scegliere un software di fatturazione che rispetti le norme fiscali italiane e che garantisca la corretta emissione delle fatture e la conservazione di tutti i documenti per i tempi previsti dalla legge. Proprio per questo vi lascio in descrizione un link tramite il quale potrete avere una consulenza gratuita con gli esperti fiscali di Fiscozen e uno sconto di 50 euro sul primo anno nel caso decideste di attivare il servizio. Un altro ottimo motivo per affidarsi a loro è di tenere sotto controllo il fatturato dell'anno e non accumularlo tutto alla fine. Con l'app di Fiscozen puoi vedere quali fatture sono ancora da incassare, così saprai quali clienti hanno ancora pagamenti in sospeso e potrai eventualmente sollecitarli. Una volta incassate le fatture, la piattaforma ti calcola automaticamente l'IVA che dovrai versare allo Stato e la inserisce nella sezione previsione di pagamenti, così sai sempre quanto e quando dovrai pagare. In sintesi, chiedere soldi ai nostri clienti può sembrare difficile, ma con una serie di piccoli accorgimenti possiamo semplificare notevolmente il processo. Ricordiamoci sempre di partire con una politica di pagamento chiara, di inviare una fattura dettagliata e di utilizzare strumenti di pagamento online per semplificare le procedure. Vi ricordo che potete chiedere una consulenza gratuita a Fiscozen cliccando il link in descrizione e che avrete anche diritto a uno sconto di 50 euro sul primo anno nel caso decideste di attivare il servizio. A questo punto io vi ricordo di iscrivervi al canale se avete trovato utile e informativo questo contenuto, ne arriveranno degli altri. Io vi ricordo anche di lasciare un like a questo video perché mi aiuta e non poco a crescere sulla piattaforma. E signori, io vi
vi do appuntamento al prossimo video.